quando sono stato morso da quel ragno, ho avuto una sola settimana in cui la mia vita è sembrata normale. È stata quando tu l'hai scoperto. MJ, ma io ti amo. Anch'io ti amo, amico mio. Cancelli tutto. Forma C e tanti saluti. Perché? Cancelli tutto! MJ l'ha frenzenato. Tu stai zitto! E va bene. Formattiamo tutto! Ok, abbiamo fatto una cagata. Perché? Stiamo ricevendo visite. Da ogni universo. In che senso? In tutti i sensi! Ciao, Peter. Bella! Ma tu non sei Peter Parker, oh! E che ne sai? Cosa sei, mio padre? No, ma nel mio universo sono l'ostetrica che ti ha partorito, Peter. Ti ho tirato fuori con questi tentacoli. Davvero? No, ma ti pare? Anzi, mi stai pure moderatamente sui coglioni. Vabbè, quindi? E quindi non sei il mio Peter. Ah, ho capito! Non so se posso spoilerarli prima dell'uscita del film, ma... ragazzi! Peter! Il mio Peter, il mio amore! Peter! Questo era l'evento più atteso dell'MCU. I Pantellas l'hanno fatto vedere prima che al cinema. Che piccoli stronzi. Sempre pensato. Ehi, ragazzi, guardate! Dei nostri fan! Forse non sono proprio dei nostri fan. Su le mani dai bambini! Va bene, abbiamo capito. Le mani dai bambini! Ehi, guardate là! Quelli sono dei nostri veri fan! Spider-Man! 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 Pochi, ma buoni. Sono i tre leggendari Spider-Man! Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland! Ho perso i capelli per loro. Immagino moltiplicando il loro potere per tre, cosa possono essere in grado di fare! Ma chi sono? Marta Losito. Ok, forse li abbiamo sopravvalutati. Oh, siete finiti, ragnetti! Ed è qui che vi sbagliate. Non siamo gli unici Spider-Man. Ce ne sono tanti altri nel multiverso. Un po' per tutti i gusti di pubblico. Abbiamo lo Spider-Man nero. Bella raga! Poi abbiamo Spider-Man curvi. Ah, me piace la bella. Spider-Man gay. Anche a me piace. E Spider-Man non binario. Oggi mi sento Biancaneve. E infine abbiamo Batman. Perché Batman? Non capisco. Sono confuso. Raga, ho cannato il multiverso. Torno da Flash. Abbiamo finito con le stronzate? Sì, forse è meglio lasciar perdere questi Spider-Man. Combattiamo un po'. Dobbiamo proprio? Come, prego? Dai, tanto si sa che alla fine vi sconfiggiamo tutti. Cioè, avete idea di chi state affrontando? Siamo il gruppo del momento. La gente si strappa le mutande per noi e facciamo impazzire milioni di persone nel mondo. In pratica siamo i Maneskin. Quindi? Cosa suggerite di fare? Breve combattimento. Pim pum pam. I tre ragni vincono, voi tornate nel vostro universo e tutti a casa. Riavrò il mio Peter. Sì, mi riavrai, Octavius. Anch'io voglio il mio Peter. D'accordo. E io riavrò il mio Peter. Sarà tutto tuo, Electro. Ah, allora ci stiamo. Bene, le scelte di uomini e donne le abbiamo fatte. Ci scagniamo un po' di botte? Volentieri. Don't you think for the people?
grande battaglia. È durata come la mia storia con Gwen. Già, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Pronti a tornare nel vostro mondo? Sì, mettiamo fine al multiverso. Bimbo Ragno. Oh mio Dio! Lui è... la mia unica ragione di vita. Ciao, Bimbo Ragno. Dio, grazie. È tornato in vita. Non voglio mai più perderla, signor Stark. Ma io non sono Tony Stark. Cosa? Io sono Batman. Ma perché? Quindi, fiutate quelle carte. Sa, tutto questo è colpa sua. Io conosco delle frasi magiche che iniziano con le parole per favore. Per favore un cazzo! Svegliatevi! Chiudete il multiverso e anche quella fogna di bocca! Sì, signore! Se sei carico per l'uscita di Spider-Man, commenta qui scrivendo Bimbo Ragno. No Way Home è uno dei film più attesi della storia del cinema e noi abbiamo provato ad immaginarci la trama. Ma come da tradizione pantelliana, è stato un vero disastro. Avevamo ordinato dei costumi fighissimi della Cina, ma sono rimasti fermi nei laboratori di Wuhan. Daniel, dopo essersi dissanguato economicamente, li sta ancora attendendo in lacrime insieme a dei perizomi leopardati ordinati 7 anni fa. Abbiamo virato quindi su costumi più economici, ma purtroppo c'è stato un altro problema. Anzi due. Uno, la temperatura varese sfiorava i 2 gradi. La Madonna! 2. L'attore che doveva fare Goblin ci ha paccato all'ultimo secondo. Di conseguenza abbiamo dovuto scegliere il sostituto. Me stesso. Alla fine sembravamo 3 iceberg di Titanic, ma ce l'abbiamo fatta ad uscire prima del film. Quindi, se vuoi sostenerci, metti like a questo video e lascia un commento. Bella!